Dottor Schiavone, ci conferma che le è stata offerta la presidenza di Banca Albania da parte di Veneto Banca? Guardi, io voglio fare una, dare una, voglio, no, vorrei non rispondere. C'è quasi imbarazzo da parte di Giovanni Schiavon, presidente di una delle associazioni più agguerrite di azionisti di Veneto Banca, dopo l'offerta da parte dei vertici di assumere la presidenza di Banca Albania, una delle banche estere del gruppo di Montebelluna. Imbarazzo legato a quanti hanno subito pensato ad una mossa verso un possibile ammorbidimento delle posizioni degli investitori guidati dall'ex presidente del Tribunale di Treviso. Al di là dell'imbarazzo, per una notizia che pare dovesse rimanere riservata, la posizione di Schiavon è chiara. E ritengo che la banca, Veneto Banca, abbia dei problemi talmente gravi e talmente anche numerosi che credo che aggiungere uno in più non faccia bene a nessuno. Quindi non voglio fare nessun commento e nessuna dichiarazione. Schiavon al momento non ha preso alcuna decisione in merito, confermando comunque l'interessamento con queste parole. La nostra presenza all'interno del consiglio di amministrazione di una banca, di una partecipata o della stessa Veneto Banca potesse essere utile al dialogo e approvata, ripeto, dai nostri associati, si potrebbe anche, potremmo anche pensarci, però non voglio fare altri commenti, guardi. Senta, ma comunque è un po' strano che le offrano una presidenza di una banca con termine. Non so che cosa dire, dai, non lo so, non lo so, non lo so se è strano, non ho esperienza in questo senso.